Ok, per quanto riguarda la costruzione di una melodia, quando noi facciamo un solo, ora prendiamo una backing track molto semplice, nel senso questa è una cosa di Govan, l'abbiamo messa in Do maggiore, abbiamo compreso chiaramente tutte le diteggiature. Per cui stiamo operando nella tonalità di Do maggiore, abbiamo determinate scale. Noi le usiamo per traslare lungo l'asse del manico, no? Queste diteggiature le abbiamo viste chiaramente. Però è chiaro che suonando solamente le scale noi non otteniamo delle cadenze e non otteniamo delle idee. La cosa che ci può aiutare molto sono di certo, ad esempio, gli arpeggi suonati di solito sugli spostamenti delle cadenze degli accordi. La prima cosa da fare è iniziare a imparare gli arpeggi maggiori delle figure interessanti. Sono, ad esempio, impariamo le forme dei delta e le abbiamo visualizzate, ad esempio. Già, ad esempio, faccio sentire sull'utilizzo della scala. Ecco che già questo senso di cadenza legato all'arpeggio. Vado anche ad utilizzare delle forme degli arpeggi minori, per cui qui abbiamo utilizzato l'arpeggio maggiore di Do relativo a minore sesta. Perdonami, ma non c'è la cambiata di corde. Quindi, che non sono gli arpeggi di triade, ma abbiamo messo dentro anche la minore sette, di conseguenza. Sol maggiore. Qui siamo tornati in Do maggiore, per cui quando andiamo in Sol trasliamo quelle di Sol maggiore con minore. E questa è una cosa che ci è utile perché ci dà la possibilità di cominciare a dare un senso un po' più legato a quelle che sono di utilizzo delle scale, per cui la cosa importante è ricordarsi le diteggiature maggiori. In questo caso cominciamo a spostarle proprio nella tonalità di Do. Modulando, siamo in si bemolle. Minore, quindi in Do maggiore. Cerchiamo di dare un senso a una melodia improvvisando, cercando di costruire un tema.
delle diminuite, perché le sto sostituendo agli accordi dominante, redominant, lo intendo come la famosa ottofonica, eh. Lo senti che suona bene. Sto maggiore. Apriamo sull'arpeggio. Molle. L'arpeggio, che senso di chiusura mi dà. Cioè mi porta sempre ad avere un forte senso di cadenza sui cambi dell'accordo, per cui è importante che cerchi sempre di dare una forte senso di dominanza sulle terze, sulle quinte, sulle settime, per cui sulla chiusura della tonica dalla parte della sensibile. È importante che ovviamente ti ricordi i pattern, sai i sensi, sai, conosci la distribuzione dei gradi relativa agli accordi, e indipendentemente dalle movenze dei gradi del